Beh, secondo voi è nettissimo, doveva fischiare il fallo assolutamente su Coda. Ha fatto un gravissimo errore l'arbitro, come ha fatto sullo 0-0, sul rigore su Koulibaly, perché era netto il rigore su Koulibaly. Le partite poi dagli episodi cambiano. Qui noi siamo stati penalizzati, secondo me. Siamo stati bravi poi a ribaltare la partita. Non era semplice perché sotto di due gol in casa, in situazione di classifica così. La squadra ha dimostrato un grandissimo carattere e alla fine abbiamo meritato il pareggio, anche perché abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Una prestazione importante, quello che lei chiedeva alla vigilia, Pillon, bisogna mordere gli avversari. Oggi Pescara nel secondo tempo ha morso le gambe dei giocatori del Bari. Questo è lo spirito che ci deve accompagnare, perché per salvarci bisogna avere questo spirito qua, mettere in campo tutto quello che si ha, non demoralizzarsi mai, anche quando le cose vanno meno bene. E avere la capacità e la freddezza di stare sempre lucidi nella partita. Avevo detto ai ragazzi: state calmi, 2-0, basta fare un gol, la partita si riapre. E così è stato. Abbiamo avuto la fortuna di fare subito gol con Mancuso nel secondo tempo e poi alla fine abbiamo meritato perché abbiamo avuto diverse occasioni da gol. La qualità della panchina della Pescara. Lei ha parlato ieri in conferenza di tanti dubbi perché la squadra li ha messo in difficoltà, vi ha messo. Machine mi è piaciuto molto l'ingresso nel secondo tempo, si è anche alternato con Brugman, ha dato alternative, ha dato tanta qualità. È stato, secondo me, un buon momento di forma, lo vedo molto convinto e anche durante gli allenamenti avevo detto che avevo dei dubbi perché tra lui, Falco, Cocco, tutti mi avevano fatto delle buonissime impressioni e avevo questo dubbio se farli giocare subito o meno. Però, insomma, sono entrati nel momento giusto della partita e ci hanno dato una grossa mano. Pillon, una partita che si è chiusa con questo risultato benaugurante anche per la prova della squadra nel secondo tempo, ma io vorrei sottolineare l'importante apporto che ha dato il pubblico dell'Adriatico alla squadra dopo le contestazioni e le polemiche. Oggi il pubblico ha spinto il Pescara al pareggio. Sì, è vero, devo ringraziarlo assolutamente perché sotto di due gol, se magari ci contestavano, probabilmente non si riusciva a rimediare la partita. Invece, grazie all'aiuto del pubblico che ci ha sostenuto anche nella difficoltà, nei momenti peggiori, ci ha portato poi ad arrivare al risultato, a cercare di fare gol e pareggiare la fine. Perciò io devo ringraziare il pubblico per tutto il sostegno che ci ha dato. L'ultima, si è un po' preoccupato per le assenze della linea difensiva con Campagnaro squalificato, coda, punto interrogativo. Sì, dobbiamo valutare bene sia Coda che Fournasier, che anche lui ha qualche problema, e Campagnaro sarà squalificato, perciò valuteremo, ma io ho dei ragazzi che hanno voglia, hanno spirito e ho fiducia di tutti. L'ultimissima, mister, quella di martedì è una gara fondamentale come tutte, ci vorrà lo stesso spirito che abbiamo visto oggi in campo contro il Bari. Assolutamente, dovremmo essere tosti, combattivi, non mollare una palla perché sarà una partita. È uno spareggio per la salvezza e noi dobbiamo essere pronti per questo spareggio.